Vi ringrazio e do la parola al professor Matteo Andreozzi, che è responsabile di etica ambientale anche a Urbino, ma lavora anche con l'Università Statale di Milano. Mi sentite? Sì. Innanzitutto, grazie Isabella, grazie per questo discorso introduttivo che ha reso ancora più chiaro anche a me la narrazione più che le connessioni che ci sono tra i tre relatori che hai invitato. Quindi grazie dell'invito e grazie per veramente la storia che ci hai raccontato, che ci unisce. E questo aumenta di più l'onere e l'onore di iniziare questa conferenza. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Io sono Matteo Andreozzi, sono un PhD, ho un dottorato di ricerca in etica ambientale, insegno etica ambientale e bioetica, ho collaborato con l'Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano, attualmente collaboro con il gruppo di ricerca sull'etica ambientale dell'Università degli Studi di Urbino e insegno comunque anche storia, filosofia ed educazione civica in un liceo artistico di Milano. Il titolo del mio intervento di oggi è Perché rispettare l'ambiente? È un intervento di stampo filosofico, come ha già detto Isabella, cercherò di avviare questa discussione, di immergervi nella narrazione che ci ha anticipato lei, per poi lasciare la parola ai due colleghi. Cercherò di mettere sul tavolo degli strumenti, magari i fili con cui loro magari poi tesseranno qualcosa di molto più articolato, e quindi cercherò di immergervi un po' nella questione dell'etica ambientale, della questione etica non antropocentrica, passando da quella che è la responsabilità umana nei confronti del mondo non umano e non solo del mondo umano. Quello che cercherò di fare oggi non è darvi delle motivazioni per iniziare a rispettare l'ambiente, parto dall'assunto che da questo punto di vista siamo tutti già protesi verso l'ambiente, cerco di darvi però delle ragioni ex post che noi possiamo portare a sostegno di quella che posso presumere sia già una nostra inclinazione di noi tutti. Nel mio intervento di oggi ho strutturato la mia esposizione in quattro momenti. In un primo, tutti e quattro ovviamente hanno come perno il concetto di ambiente. Solo il concetto. In un primo metterò in dialogo l'ambiente e la cultura, in un secondo l'ambiente e la scienza, per poi passare a far dialogare la nostra idea di umanità con l'ambiente e infine proprio l'etica con l'ambiente. Partiamo dal dialogo tra ambiente e cultura e se andiamo ad osservare all'interno del contesto culturale prevalentemente occidentale quello che emerge laddove noi parliamo di ambiente o noi percepiamo l'ambiente, sono tre le visioni principali che possiamo ritrovare. L'ambiente è inteso come un paesaggio, come un bacino di risorse oppure come uno sfondo. Laddove è inteso come un paesaggio, l'ambiente è quella bella vista, ricreativa, rigenerante. Ho visto qui oggi, ho fatto un giro per Desenzano, ho visto tanti tavolini che danno, no, sul lago dove i vari turisti magari sorseggiano un caffè o mangiano una pizza guardando il lago, quello è una delle concezioni di ambiente, cioè quel paesaggio in cui mi immergo, su cui mi affaccio per rifarmi un po' la vista. Una seconda visione di ambiente è come di un bacino di risorse, una sorta di grande supermercato le cui fonti sono pressoché inesauribili, forse esauriranno, ma chi mai lo vedrà, a cui possiamo attingere dove fare la spesa quotidianamente per la nostra vita. Non intendo la spesa solo di cibo, ovviamente, ma la spesa anche di materie prime per costruire automobili, computer, smartphone e quant'altro, sedie, quello che vogliamo. Oppure l'idea di avere a che fare con quello che è un po' lo sfondo, il palcoscenico. Immaginiamoci quelle recite che magari avete visto fare a qualche ragazzo, a qualche vostro figlio, no? Dove abbiamo quello sfondo disegnato su cui si svolge lo spettacolo della vita di cui, guarda caso, noi esseri umani siamo anche i protagonisti principali. Ecco, l'ambiente sta lì sullo sfondo mentre noi svolgiamo, o meglio, siamo protagonisti di questo spettacolo della vita. Ebbene, questa percezione dell'ambiente in realtà è molto pericolosa sia da un punto di vista fattuale che da un punto di vista psicologico, ci ha già detto Isabella.
Io voglio approfondire l'aspetto fattuale, o meglio, io voglio riportarvi come è stato approfondito da più di 2000 scienziati di tutto il mondo che hanno collaborato in uno studio avviato nel 2004, che è il Millennium Ecosystem Assessment, che ha cercato di approfondire quanto la natura è connessa con il benessere umano. Non so se si riesce a vedere un po', se muovo la manina la vedete? Sì. Ok, perfetto. Sulla parte che è sulla sinistra, voi vedete suddivisi quelli che sono i servizi ecosistemici offerti dalla natura, che sono di supporto ai cicli vitali, di approvvigionamento di risorse, di regolazione del clima, sto riassumendo ovviamente citando alcune, e anche culturali. Ovviamente quelli di supporto sono quelli alla base che consentono, quelli di approvvigionamento, di regolazione del clima culturale. Qua queste frecce dimostrano quanto tutti questi servizi siano connessi a quelli che sono gli elementi fondamentali del benessere umano, dalla sicurezza personale, ad avere materiale sufficiente per sopravvivere, alla salute che dipende dalla regolazione del clima, di malattie, acqua potabile, dall'avere anche, perché in effetti la natura è anche estetica, quindi avere anche delle buone relazioni sociali e un equilibrio anche psicologico, e come da tutto questo di fatto dipenda la nostra libertà. C'è una cosa che forse non avete notato, come tutti questi servizi ecosistemici a loro volta dipendano dalla biodiversità, che è qua sotto. Quindi fondamentalmente dalla biodiversità dipende la nostra libertà. E percepire l'ambiente come quello sfondo, quel supermercato o comunque quel paesaggio che possiamo limitarci ad osservare, di cui possiamo vedere, è molto pericoloso se non abbiamo la cognizione di quanto da quel paesaggio sfondo dipenda la nostra libertà. E di fatto, sempre il Millennium Ecosystem Assessment ha cercato di verificare qual è lo stato di salute di tutti gli ecosistemi presenti sul pianeta Terra nella loro capacità di fornire questi costituenti del nostro benessere. Sono stati identificati 24 servizi ecosistemici. Di questi 24, 20 sono in un degrado irrimediabile, cioè sono destinati a collassare. 18, 2 sono statici, solo 4 sono in miglioramento. Quei 4 in miglioramento, e li vedete con la freccettina verso l'alto, tuttavia sono allevamento di bestiame, l'approvvigionamento appunto di risorse, l'acquacultura e infine la regolazione del clima da parte dei servizi ecosistemici, che sono in quella fase di aumento che precede il collasso totale dei servizi ecosistemici. Quindi quell'aumento non è un miglioramento, è la necessità di sopperire a quel nostro vedere l'ambiente come quello sfondo, quel palcoscenico e quel supermercato. Questo cosa conduce? Questa immagine la trovo bellissima. Ci conduce a un'ulteriore errata percezione. In questa immagine voi vedete rappresentate le diverse forme di vita presenti sul pianeta Terra nella loro dimensione pari alla, dimensione della popolazione. Quindi in questo caso vedete questo calabrone rappresentante degli insetti, che è molto più grande dei funghi, che a loro volta sono molto più grandi di questo elefante che rappresenta i mammiferi. Ebbene, noi, in quanto esseri umani, siamo la zampa di questo elefante, che è un pixel di questa immagine, che rappresenta l'1% di questa immagine. Ebbene, noi come 1% andiamo a consumare bene il 34% dell'energia del pianeta Terra proprio alla luce di queste illusioni pericolose. Pensate a questa immagine, dividetela in tre parti, immaginate che un terzo di questa immagine ce lo prendiamo noi, che siamo una zampa di quell'elefante. Conosciamo, credo, tutti i limiti dello studio sui limiti dello sviluppo del Club di Roma. Tutti sappiamo, studio del 72, tutti sappiamo della crisi petrolifica del Kippur, sappiamo anche che in quel momento avanzare allarmismi legati ai limiti delle risorse fu facilmente screditato come un allarmismo dettato da situazioni contingenti. Sappiamo che le previsioni del Club di Roma del 72 erano che entro il 2030 il sistema avrebbe determinato un collasso irrimediabile se non si sarebbero presi i provvedimenti. In pochi sanno
che in realtà lo studio del 72 ha avuto un aggiornamento nel 92 e un altro aggiornamento nel 2004. Io ho avuto anche il piacere di conoscere e di lavorare con Danny Smithers, che è il capo, leader del team di ricerca del Club di Roma, che appunto, con cui mi sono confrontato su questi risultati. Da questa immagine voi vedete, molto semplicemente, tratteggiate le previsioni del 72 e in grassetto i dati registrati tra il 72 e il 2004, che come vedete si sovrappongono perfettamente alle previsioni che erano state fatte 30 anni prima. Spesso quando si parla del rapporto sui limiti dello sviluppo si cita il rapporto del 72 dicendo sì, vabbè, in realtà sono studi che sono andati avanti e che hanno confermato le previsioni. Ora, ovviamente, trattandosi di una questione di diciamo percezione nostra dell'ambiente, laddove la cultura si dimostra fallace, si cerca di porre la cultura in dialogo con la scienza affinché per certi versi si aggiorni e stia al passo con la scienza. E nello specifico, se noi andiamo a vedere cosa ci dice la scienza sull'ambiente e sulla natura, in realtà sono più di 150 anni che tre delle principali discipline scientifiche che si occupano di ambiente e di natura, e che io qui cito, sono l'etologia, l'ecologia e la biologia, ci raccontano già da 150 anni una storia molto diversa, che però fatica a mettere le sue radici nella nostra visione culturale e nel nostro paradigma di pensiero occidentale. Etologia, giusto, io ne cito appunto queste tre come principali. Etologia, quella scienza che studia il comportamento animale, intendendo il comportamento animale come una strategia di adattamento alla natura e all'ambiente. L'ecologia, che studia appunto le relazioni dell'oikos, della casa della vita. E la biologia, che invece studia la vita in senso stretto, le leggi che governano la vita stessa. Voglio darvi qualcosa, voglio darvi un accenno di alcune delle scoperte che, ripeto, in realtà già da Darwin e ancora prima queste tre scienze ci hanno già dato, lasciandoci comunque l'occasione di ignorarle. Partiamo dall'etologia. L'etologia banalmente parte dall'assunto che tutte le forme di vita animali sono dotate di terminazioni nervose e quindi di sensi e quindi di sensazioni. Ogni forma di vita animale è in grado di provare piacere, dolore, gioia, tristezza sulla base del fatto che queste sensazioni sono il prodotto di processi neurochimici che si verificano laddove ci sono terminazioni nervose. Quindi è inequivocabile che ogni forma di vita animale sia in grado di provare delle sensazioni. Ora, sempre l'etologia cerca di andare oltre e di esplorare quei comportamenti le cui terminazioni nervose si rifanno a un SNC, quindi a un sistema di nervoso centrale. E laddove si vede questo, si vede che molte forme di vita, oltre a essere in grado di provare piacere e dolore, sono dotate di coscienza e di una consapevolezza. Questo, banalmente, è, diciamo, anche abbastanza riscontrabile dal fatto che, se pensiamo a certi animali che mettono da via le provviste per l'inverno, ovviamente vi è una coscienza e una consapevolezza di avere bisogno di quelle provviste in un secondo momento. Quindi vi è una percezione del tempo, e dove c'è una percezione del tempo c'è una percezione del susseguirsi di stati mentali. Ora, quello che in pochi sanno è che tuttavia gli studi dell'etologia sono andati avanti e hanno avuto un'impennata a partire dal 2012 con la Cambridge Declaration of Consciousness, che è una dichiarazione data appunto a Cambridge, che riunisce diversi scienziati che hanno cercato di andare oltre a quello che era il classico, forse avete sentito, test del pennarello allo specchio per verificare se alcune forme di vita animali fossero dotate di autocoscienza oltre che di coscienza. Banalmente, per chi non lo sapesse, si trattava di disegnare un pallino sulla fronte dell'animale, di metterlo di fronte allo specchio e di vedere se l'animale era in grado di riconoscersi e quindi di toccare la sua fronte e non andare a cercare il pallino allo specchio.
questa prima forma di test per verificare l'autocoscienza mostrava che diversi primati, anche i delfini, erano in grado di avere un'autocoscienza, un'autoconsapevolezza del proprio io e quindi di riconoscersi. In realtà questo test è stato largamente superato a partire dal 2012 con numerosi altri test su cui non vi sto a tediare e che ci hanno portato a mostrare come dotati di un certo grado di autocoscienza sono diverse forme di vita animali che passano non solo da quei primati che noi siamo più in grado di assimilare a noi e che di fatto, con tutto il rispetto dei primati non umani, ci autoconfermano un certo nostro implicito ruolo centrale, ma anche alcuni uccelli, polpi, invertebrati, che hanno delle capacità di coscienza e autoconsapevolezza che altrimenti non ci saremmo mai potuti immaginare. Questo che cosa ci dice, o meglio, che cosa ci sta dicendo l'etologia su questo? Che quell'idea per cui chiaramente dove ci sono terminazioni nervose c'è sofferenza, chiaramente dove c'è un sistema nervoso centrale ci sono queste terminazioni nervose che convogliano uno stato di coscienza, ma l'autocoscienza è qualcosa di diffuso e che esiste a prescindere da quello che è il nostro metro di giudizio e che si rifà alla nostra visione del sistema nervoso centrale. Passiamo all'ecologia, una scienza che invece studia, come vi ho detto, le relazioni presenti nell'oikos, nell'ambiente in cui si sviluppa la vita, e che ci mostra l'esistenza di una connessione sincronica, ovvero che avviene nello stesso momento tra i diversi sistemi coinvolti negli ecosistemi. Quindi di fatto l'ecologia ci porta a guardare la natura come un flusso continuo di scambi energetici stabiliti su dinamiche relazionali all'interno di una rete di rapporti in cui ogni angolo della rete, ogni nodo della rete svolge il suo ruolo in funzione dello scambio stesso. Quindi decentra l'ecologia la visione dei fenomeni vitali dai singoli enti alle relazioni su cui ha calcato la mano anche Isabella poc'anzi. La stessa ecologia riprende parole usate dallo stesso Darwin nell'evoluzione delle specie che ci parla già all'epoca non di evoluzione o adattamento, ma sostiene che si debba più probabilmente parlare di coevoluzione e coadattamento tra forme di vita animali e nicchie trofiche, cioè ambienti di adattamento delle forme di vita. Questo cosa vuol dire? Che ci sono delle forme di evoluzione, di selezione naturale delle specie vegetali, animali, funghi, in funzione delle relazioni che si creano. Ci saranno piante che si evolvono per elaborare dei frutti più appetitosi per certe forme di vita animali, che sono più avvantaggiate a riuscire a ottenere quei frutti e appunto nutrendosi saranno in grado di cospargere poi i semi delle piante, così poi ci saranno forme di vita animali che si evolveranno in funzione della loro nicchia trofica e vegetale. Ma la cosa che più mi affascina dell'ecologia, la prima volta appunto che mi sono affacciato a questo studio mi ha veramente lasciato perplesso, è come di fatto l'ecologia ci porti a guardare a certe realtà che noi siamo abituati a dare per scontate come risorse a nostra disposizione, quindi in primis io vi mostro l'acqua potabile, come delle risorse, un qualche cosa di cui ci possiamo avvantaggiare, mentre l'ecologia guarda a queste realtà, l'acqua, come delle dinamiche relazionali. Cosa vuol dire che l'acqua è una dinamica relazionale? Vuol dire che di fatto l'acqua è un prodotto di relazioni. L'acqua, non mi addentro troppo nel dettaglio e lascerò poi eventualmente correggermi il collega, ma quell'acqua che noi diamo per scontato, che beviamo, è un frutto di un processo di depurazione dell'acqua avviato da microrganismi, dal filtro che avviene dal terreno, si ricarica di sali minerali. Insomma, è un insieme di relazioni dinamiche ed estremamente precarie che se mancato funzionamento di uno di questi tasselli che portano all'acqua potabile crolla del tutto il sistema. Noi vediamo alluvioni laddove andiamo a disboscare per costruire case,
chiaramente togliendo alberi che possono assorbire quantitativi immensi di acqua, noi togliamo la possibilità alla natura di fare il suo ruolo e quindi creiamo disastri. Lo stesso dicasi per appunto l'acqua potabile, che è un frutto di relazioni che vanno appunto preservate. Noi, a me stupisce questo, perché noi tentiamo, ci siamo tentati di dire dobbiamo tutelare l'acqua potabile, no? E tutti hanno diritto all'acqua. Se facessimo questo switch che già l'ecologia ci dice, non dobbiamo tutelare l'acqua, dobbiamo tutelare quelle relazioni che portano all'acqua, che vuol dire tutelare microorganismi, vuol dire tutelare fiumi, tutelare appunto terreni, boschi, eccetera, eccetera. Arriviamo alla biologia. Una cosa che stupisce del testo di Darwin, che conosciamo tutti, sull'origine delle specie, è che Darwin già in apertura del suo testo dice chiaramente, sì, questo libro si chiama Origine delle specie, io userò il termine specie, ma sia ben chiaro, le specie non esistono. Le specie sono un termine di comodo, un termine ombrello, che userò e usiamo tutti per comodità per andare a identificare quella cosa lì. Perché le specie non esistono? Perché esistono diverse classificazioni biologiche di specie, anche questa è una cosa che mi ha stupito enormemente dialogando con colleghi di biologia. Tre sono le principali: la classificazione morfologica, quindi classicamente quella che si basa sull'aspetto, quella cladistica, quindi andiamo a verificare da un punto di vista di corredo genetico, e quella paleontologica, in base ai nostri antenati. Ebbene, queste tre classificazioni delle specie non si sovrappongono. Quindi laddove una forma di vita è classificata all'interno di una determinata specie, per un'altra classificazione non appartiene alla stessa specie. Quindi il termine specie è un termine di comodo, sarebbe più corretto, e ce lo dice Darwin, che parla dell'origine delle specie, parlare di vita e di varietà della vita in generale. Ovviamente la domanda che spesso si fa a chi parla appunto di specie, in termini di evoluzione biologica o di selezione naturale, per tornare a Darwin, è se esista veramente questa sorta di piramide del vivente o scala del vivente, che in realtà la nostra tradizione occidentale eredita da Aristotele e riporta in ambito cristiano. Ebbene, nessun scienziato vi dirà mai che esiste una classifica del vivente, che esistono forme di vita più evolute. Se a uno scienziato si chiedesse qual è la forma di vita più evoluta, la risposta che ogni biologo vi darebbe è tutte quelle attualmente in vita, perché si sono evolute fino ad oggi, sono tutte ugualmente evolute. Ciononostante, la rivista Nature nel 2006 ha cercato di portare gli scienziati a dire ok, ma se ci fossero dei parametri per definire qual è la forma di vita più evoluta sulla Terra, cioè quella che è al vertice di un'ipotetica piramide del vivente che sappiamo non c'è. Saremmo noi? No, sarebbe lo scarafaggio. Lo scarafaggio, per proprietà riproduttive, capacità di riprodursi anche senza la testa, resistenza a radiazioni nucleari, resistenza a temperature più varie, capacità di utilizzare le risorse senza compromettere la natura stessa, sarebbe al vertice ipotetico di questo pinnacolo evolutivo, che però ricordiamolo, c'è ancora una volta, non c'è. E noi saremmo al terzultimo posto, poco al di sopra di una tipologia di formiche distruttive dell'Africa e delle altre cavallette. Quindi tutt'altro che quell'antropocentrismo che diamo spesso per scontato. Quindi di fatto non c'è nessuna gerarchia, e lo stesso Darwin annota in una copia di alcuni suoi studi, a nota dei suoi studi, si riscriveva continuamente questa frase che io trovo affascinante, trovo tenera in realtà, più affascinante, vedere scritto di suo pugno: ricordati di non usare mai i termini superiore e inferiore in ambito biologico, perché la tentazione magari è quella, no? Questa forma di vita è superiore all'altra. Nessun biologo vi parlerà di una forma superiore, di una forma di vita superiore a un'altra. Quindi non esiste, e ogni gerarchia non è altro che arbitraria. Chiaramente, se noi utilizziamo come metodo di giudizio l'idea dell'avere la razionalità, è chiaro che ogni forma di vita che ne ha meno è inferiore. Arriviamo a umanità ambiente, perché non voglio sforare il tempo a mia disposizione. Quindi noi abbiamo fondamentalmente due grosse visioni possibili della nostra rapporto tra esseri umani e natura.
qualcosa di apart from nature, cioè ci siamo separati dalla natura, siamo al di fuori, non facciamo parte della natura, ne traiamo vantaggio, siamo quelli, la forma di vita superiore, più evoluta, noi dobbiamo dominare, noi possiamo dominare l'ambiente, quindi abbiamo il dovere di fare, il nostro modo di vivere in natura. Nella migliore delle ipotesi siamo gli amministratori, custodi privilegiati della natura, noi che possiamo, dobbiamo prenderci cura della natura e delle altre forme di vita. Tutte queste visioni, guardate bene, anche quest'ultima, rinforzano la nostra visione antropocentrica dell'esserci distaccati e separati dalla natura. Ovviamente, da questo punto di vista, se noi ci siamo separati dalla natura, noi siamo oltre le leggi di natura, le leggi di natura non ci appartengono, noi seguiamo le nostre leggi, magari le faremo nel modo più caritatevole possibile affinché si possa tutelare la natura, ma in realtà siamo, anzi di per sé, noi siamo contro natura, la nostra esistenza è già contro natura. Di per sé agire seguendo la natura è impossibile perché è già innaturale l'intenzione di farlo, perché in natura le altre forme di vita non hanno questa intenzionalità, ce l'abbiamo noi, e quindi di per sé è inutile interrogarci su come rispettare la natura, la nostra stessa esistenza va contro natura. Quindi questa è una visione, questa visione, torno un secondo indietro, può mantenerci, giustificare il freghiamocene, o può nella migliore delle ipotesi dire d'altronde siamo i migliori, dobbiamo prenderci cura degli altri. Un'altra possibile visione, mi piace il gioco di parole, prima vi ho parlato apart from nature, separati dalla, e qui è a part of nature, quindi una parte della natura, è che siamo in realtà una forma di vita uguale alle altre, viviamo in relazione, siamo uno di quei nodi di cui vi parlavo nell'ecologia, siamo parte di un tutto, il tutto è più importante delle singole parti, la natura è un tutto, dobbiamo preservare le relazioni e toglierci dal nostro piedistallo, percependoci al pari delle altre forme di vita. In questa seconda percezione noi apparteniamo alla natura, ci allineiamo alle sue leggi, che sono per certi versi un prodotto di natura, e di per sé dobbiamo solo ricavarci il nostro ruolo naturale nell'ambiente in cui viviamo, che è fondamentalmente capire qual è il nostro ruolo e seguirlo annullando ogni nostra, diciamo, pretesa di diversità dalle altre forme di vita. In realtà entrambe queste visioni, cioè il sentirsi per separati e il sentirsi totalmente parte, sono pericolose. La prima per le ragioni che conosciamo tutti, la seconda strizza l'occhio a quella facile condanna da parte della prima di primitivismo. Ah, ma allora spegniamo la luce, usiamo solo le candele, e quanti di voi, immagino appassionati di questi temi, magari siete trovati a discutere in più di un'occasione, magari a una cena con qualche conoscente che era un po' meno incline a tutelare la natura, dicendo beh, allora non usiamo più le macchine perché uccidiamo tutti i moscerini, e allora, cioè, io me ne sono sentito dire di ogni da questo punto di vista. Sono pericolose entrambe. Io qui propongo brevemente una terza prospettiva, che non è apart, non è apart, ma è inside of nature. Quindi cercare di vedere come siamo in realtà parte di relazioni che sono di per sé ineliminabili, quindi è vero, siamo all'interno di queste relazioni, siamo parte di quella relazione che porta l'acqua potabile, ma ci siamo allo stesso tempo distanziati dalla natura, come? Adattandoci alla natura, cioè il nostro elaborare un sistema culturale, il nostro elaborare tecniche, la prima di queste tecniche è il linguaggio, è una forma di adattamento alla natura per una di quelle forme di vita, l'essere umano, che non poteva cambiare il velo, ma doveva inventarsi maglioni e delfinatori. E quindi, paradossalmente, la nostra libertà si esplica nel nostro essere parte della natura. Cioè, noi siamo determinati dalla natura, ma la nostra libertà si verifica laddove esercitiamo ciò che, con cui ci siamo distanziati dalla natura. E allora, da questo punto di vista, noi abbiamo la possibilità di essere ancora più umani. Cioè essere più umani vuol dire cercare di esercitare ciò che ci rende umani, rifiutandoci di essere disumani e cercando di sviluppare quella responsabilità, altra parola bellissima che deriva dal latino responsus habilem, cioè essere abili nel rispondere a cosa? A una domanda, perché l'hai fatto? Perché lo vuoi fare? Allora,
facciamoci carico della abilità di rispondere a questa domanda e diciamoci laddove ci rifiutiamo di esercitare questa abilità che è umana, siamo disumani. Cioè l'essere disumani è dire no, non mi va, oppure non lo sapevo, oppure lo so, ma mi piace così tanto. Ecco, queste risposte non accettiamole più. Questo significa essere più umani all'interno della natura, non separati, non un nodo come gli altri, ma una forma di vita che si è adattata alla natura, elaborando una cultura, elaborando una morale e che rifiuta di ignorare la morale. Quindi rifiutiamoci di ascoltare risposte del tipo perché mi va, ah non lo sapevo, sì lo so, ma non riesco a farne a meno. E approcciamo l'etica, e chiudo, l'etica che ci porta a chiederci cosa sia giusto, cosa è sbagliato, che ci porta a elaborare dei principi da seguire, che guidano la nostra condotta, che ci danno delle regole di comportamento che valgono sia verso noi stessi che verso gli altri, ed è un'etica che in tutte le situazioni coinvolge 5 elementi ogni volta. Un agente morale che compie un'azione, che ha degli effetti, in relazione a un paziente morale, cioè qualcuno che paziente patisce l'azione. Ora, solitamente, anzi, inevitabilmente, agenti morali sono solo gli esseri umani. Ma perché? Perché abbiamo stabilito noi le regole dell'etica, le regole del diritto, e quindi ci sta. Noi scriviamo le regole e non le rispettiamo. Non possiamo chiedere a un tornado di rispettare le regole del diritto. Non possiamo chiedere a un piccione di rispettare i nostri principi morali, e neanche a un leone. Ok? Quindi un agente morale normalmente è un essere umano che stabilisce dei principi da seguire per agire in base anche agli effetti che si aspetta e delle relazioni. Il problema però qual è? Che se questi 4 aspetti potevano bastare in una visione del nostro rapporto con il mondo, che include solo i rapporti tra esseri umani, allora sono più che sufficienti e possiamo dare per scontato che i pazienti morali siano esseri umani. Ma nel mondo di oggi questi principi non sono più sufficienti. Dobbiamo ragionare sul concetto di paziente morale. Dobbiamo chiederci verso chi agiamo male. Perché un conto dire devo preservare la natura per le generazioni future, questo non mette in discussione che siamo sempre per noi. Un conto è devo tutelare l'ambiente affinché altri ne possano godere. Questo non mette in discussione che lo stiamo tutelando per noi. E allora ci dobbiamo interrogare su chi sono i pazienti morali oggi e portare questo quinto elemento dell'etica oltre 3 dimensioni. Lo spazio, non ci dobbiamo più chiedere oggi un'azione morale non è ciò che io faccio qui, perché oggi il mio fare un'azione qui ha delle ripercussioni su luoghi altri al qui. Il tempo, perché quello che io faccio qui non ha effetti solo qui, li avrà tra decine di anni da qui. E la specie umana, perché quello che io faccio ha ripercussioni su altre forme di vita che sono parte di quella rete che coinvolge anche me. E allora alcuni esempi in realtà hanno a che fare con quelle azioni che banalmente nelle scelte che noi compiamo tutti i giorni, nel cibo che acquistiamo, nei vestiti che compriamo, abbiamo delle ripercussioni su porzioni di ambiente lontane da noi. A me colpisce sempre tantissimo il caso del prototipo della Fiat Filla, non so se tutti la conoscete, è un prototipo di auto della Fiat Filla, è questa qua. È un'auto elettrica, ma che è completamente elettrica perché è pannellata di pannelli fotovoltaici e quindi non ha bisogno di essere ricaricata l'energia elettrica. Ebbene, questo prototipo, dato in dotazione gratuita all'aeroporto del Piemonte, non è mai stato sviluppato. E cosa abbiamo preferito fare? Sviluppare delle auto elettriche che si ricaricano con energia elettrica attinta da che cosa? Da fonti di energia elettrica che sono ancora o l'atomico o fonti fossili. E quindi stiamo prendendo la spazzatura e anziché tenerla davanti a casa la stiamo relegando prevalentemente in Francia o comunque in zone dove non la abbiamo. Ecco, questo è chiedersi che cosa accade lontano da qui.
oltre il tempo, qua metto un'immagine della crema solare, no? Perché molti giovani si vedono, ma non metto la crema che mi abbronzo. Certo, perché gli effetti dei tumori alla pelle si vedono a distanza di 30-40 anni dall'esposizione al sole. Ebbene, ci sono fenomeni a cui noi non pensiamo nel qui, ma che hanno riferimenti ed effetti nel poi. Non ultimo è il Pacific Trash Vortex, il golfo di spazzatura del Pacifico, che sta, quando ho iniziato a fare questo, i miei studi, aveva la dimensione del Belgio, adesso la dimensione credo che sia della Spagna, e si parla che entro una decina d'anni toccherà il fondale e diventerà una vera e propria isola. Ok, non sono così vecchio da fare questi studi da 50 anni, ve lo dico, quindi sono circa 20 anni che faccio questi studi. Che cos'è il Pacific Trash Vortex? Non so se avete mai visto Alla ricerca di Nemo, ma ci sono quelle tartarughe che seguono quei flussi d'acqua, pinnetta, capocchietta. Ecco, tutta la spazzatura che noi riversiamo nell'acqua, seguendo quei flussi, coinvolge nel Pacifico e si raduna in quella che è un'isola di spazzatura del Pacifico. Tuttavia bisogna andare anche oltre spazio, oltre tempo e anche oltre la specie umana. Questo perché dobbiamo iniziare a interrogarci che effetti hanno le nostre azioni su forme di vita che non sono umane e che magari non hanno neanche coscienza o autoconsapevolezza. Quindi in realtà, e passo, mi avvio a passare la palla al collega, interroghiamoci non più su che cosa faccio nei confronti, che ne so, di un primate che sembra essere molto simile a me e avere coscienza e autoconsapevolezza, ma anche un maiale, una gallina, un cane, o un ecosistema, o un fiume, o un torrente d'acqua. Ovviamente le implicazioni sono che dire non lo sapevo non è più una buona risposta, dobbiamo sentire tutti il dovere di informarci per prendere delle decisioni consapevoli che vadano oltre il qui, l'ora, la specie umana, essere consapevoli che ogni nostra scelta è un voto, ogni nostra scelta è un finanziamento, noi siamo dei finanziatori. Quindi nel momento in cui decidiamo di comprare quel prodotto stiamo sovvenzionando un certo comportamento, le nostre scelte sono in grado di ribilanciare queste strategie di mercato. Una buona regola è quella famosa delle 5R, che viene sempre più diffusa, per cui rifiutarci di usare cose usa e getta o superflue, ridurre gli oggetti che possediamo, riutilizzare cose inutilizzabili, rivitalizzare oggetti magari con usi alternativi e promuovere appunto il riciclo, la raccolta differenziata. Però in generale si tratta di portare l'idea di paziente morale ben oltre la specie umana, fino a includere tutti gli esseri umani, le generazioni future, gli animali, gli ecosistemi, le dinamiche ecologiche e, citava Isabella con l'ecocentrismo, addirittura il pianeta Terra. Nuovi ipotetici paradigmi di pensiero che noi possiamo abbracciare nel prossimo futuro sono quello chiamato antropocentrismo illuminato, che è quell'approccio che ci dice fondamentalmente tuteliamo la natura affinché le generazioni future e gli altri esseri umani ne possano godere, è sempre meglio di niente, ma non mette in discussione la centralità umana. Un altro approccio è quello zoocentrico, che mette al centro le forme di vita presenti e future, dotate di sensazioni e o pensieri, e quindi tendenzialmente scelte legate a vegetarismo, veganesimo, insomma scelte di vita alimentare o anche di abbigliamento che cercano di limitare lo sfruttamento delle altre forme di vita e di riflesso anche dell'ambiente, biocentrismo che invece tutela i sistemi vitali, e infine appunto l'ecocentrismo che abbraccia addirittura i processi evolutivi, i sistemi ecologici, il clima, lo vedete da queste immaginette, per cui anche addirittura c'è una tutela del clima, una tutela delle relazioni ecosistemiche che portano appunto all'acqua o altre risorse, ma decentrando, vedete dove si trova l'essere umano, è sempre più decentrato ed è parte di un insieme. Ricordiamoci che non si tratta di trovare nuove risposte a vecchie domande, ma dobbiamo, spero oggi di avervi dato questo stimolo a farvi delle nuove domande, cioè non siamo parte della natura o siamo separati dalla natura, ma quanto siamo dentro la natura.
di adottare uno stile di vita, non impazziamo all'idea di non avere un elenco preciso di doveri, sì, ok, è uscito di qua, come faccio a rispettare la natura? Iniziamo a farci delle domande, perché questa è la cosa più importante, e soprattutto se cerchiamo degli esempi da seguire e non li troviamo, iniziamo noi a dare l'esempio. L'esempio che non vuol dire necessariamente fare, sì, sicuramente lo vuol dire, ma non è il primo passo è chiedersi cosa fare. Grazie, spero di aver scolato.